Amici di YouTube, ritrovati in un nostro video. Oggi facciamo un breve riassunto delle nuove caratteristiche di iPhone 7 e iPhone 7 Plus. iPhone 7 mantiene le stesse dimensioni, c'è un 4,7 pollici di display Retina HD. Novità importanti per la fotocamera, che rimane una 12 megapixel, ma totalmente ridisegnata con nuove lenti e nuovi sensori. E c'è anche una nuovissima fotocamera frontale da 7 megapixel. Finalmente è stato certificato IP67, cioè resistente a polvere e infiltrazioni d'acqua, quindi se ci cade in piscina o in una pozza d'acqua non abbiamo problemi. Sarà dotato di un nuovo processore A10 Fusion Chip, a detta di Apple uno dei migliori di sempre. Interessanti i dati sulla batteria, che secondo loro dovrebbe durare 2 ore in più rispetto all'iPhone 6S. Sarà disponibile dal 16 settembre in poi, a un prezzo negli Stati Uniti di $649. Per l'iPhone 7 Plus le caratteristiche tecniche cambiano leggermente. Avrà uno schermo di 5,5 pollici Retina HD, quantomeno come quello precedente. Rimane la stessa di iPhone 7, la fotocamera anteriore da 7 megapixel, ma cambia totalmente quella posteriore. Ha due camere da 12 megapixel ciascuna, che permettono di fare uno zoom integrato dentro le vostre foto. Lo zoom ottico di questa seconda fotocamera sarà 4 volte migliore rispetto allo zoom digitale. E le foto con queste due camere saranno nettamente meglio anche nelle macro per varie modifiche all'aspetto della profondità, rendendo le foto più vive e più nitide anche rispetto al 7. Per il resto rimangono tutte le altre caratteristiche dell'iPhone 7 versione normale, cioè resistenza all'acqua e alla polvere, il nuovo tasto home ridisegnato e riprogettato. Entrambi avranno la possibilità di connettersi a una rete 4G, quindi LTE, fino a 450 megabit per secondo, una roba spaziale, ma che in Italia al momento non vediamo. Finalmente è stata cancellata la versione da 16 GB, entrambi i telefoni partono da 32 per poi spostarsi a 128 e 256 GB. Non esisterà più il jack da 3,5 mm per attaccare le cuffie, probabilmente ci verrà dato in confezione un adattatore, dove usare quelle vecchie, ma verso ottobre verranno presentate le nuove cuffie AirPod, che sono veramente veramente belle, sono esattamente come le cuffie vecchie ma senza cavo, quindi Bluetooth, molto carine esteticamente, soprattutto perché è senza filo e mantengono una dimensione molto piccola. iOS 10 uscirà il 13 settembre. Prezzi italiani: iPhone 7 32 GB 799 euro, il 128 a 909 euro, il 256 GB a 1000 euro 19. iPhone 7 Plus, il 32 GB a 939 euro, il 128 GB a 1049 euro, il 256 GB a 1159 euro, ricordando che la versione Jet Black è disponibile solo nei tagli da 128 e 256, perché boh. Piccole considerazioni finali e personali: iPhone 7 Plus, la versione grande da 5,5 pollici, è veramente un bel gioiellino, sicuramente è molto grande anche per il sottoscritto, ma questa doppia fotocamera, almeno da quanto è stato mostrato in foto, e se è davvero così, fa davvero paura. Le foto sono molto meglio rispetto a quelle del 7 e qui la differenza potrebbe valere lo scherzetto dei $939. No. iPhone 7 in realtà sono rimasto un po' deluso, rimane sempre come il 6S, non cambia in realtà moltissimo, sicuramente lo schermo e la fotocamera sono migliori, ma 800 euro, ok, al 32 giga hanno, sono un po' troppi forse, non considerando che non c'è una vera e propria novità come nel 7 Plus, che almeno c'è la doppia fotocamera, magari ti può stimolare un po'. Il 7 rimane un po' lo stesso, l'avrei preferito con un design diverso, quantomeno diverso dal 6S e dal 6, tanto per un po' cambiare linea come era solito fare. Adesso invece ci siamo fermati, non che sia brutto, ma mi aspettavo qualcosa di diverso. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo nuovo iPhone. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao ciao!